Lo statuto dell'etica nella concezione aristotelica delle scienze è netto, è ben preciso. Al di sotto delle scienze teoretiche si trovano, secondo Aristotele, le scienze pratiche. Sono scienze, dunque si rivolgono a una conoscenza di carattere scientifico, che per Aristotele significa causale, dimostrativo, ma sono scienze pratiche, cioè orientate alla realizzazione di un fine. In questo caso il fine sono le cose degli uomini, come individui e come cittadini, che sono l'oggetto rispettivamente dell'etica e della politica. Sarebbe interessante, ma non è semplicissimo farlo, approfondire i rapporti fra etica e politica. Tendenzialmente si può dire che Aristotele sembra sostenere la superiorità della politica rispetto all'etica, perché i fini umani collettivamente intesi, cioè delle comunità umane, sembrano essere da lui considerati come sovraordinati rispetto ai fini individuali e quindi alla condotta individuale degli uomini di cui si occupa l'etica. Ma questo orientamento non è sempre nell'etica e nella politica di Aristotele così preciso e così netto. Dei tre trattati etici di Aristotele, l'Etica Nicomachea, di cui ci occupiamo, l'Etica Eudemia e i Magna Moralia, su parti dei quali gravano dubbi di autenticità, particolarmente per quanto riguarda i Magna Moralia, l'Etica Nicomachea è certamente il più importante. Anche per quest'opera, vale la pena ripeterlo, che raccoglie materiali non destinati alla pubblicazione, si pongono le consuete difficoltà di composizione, genesi, cronologia e unità, benché il suo svolgimento tematico sia nell'insieme sostanzialmente coerente nei 10 libri che la compongono. Vediamo alcuni assi principali dello svolgimento di questi libri. Il problema principale, il problema centrale da cui l'analisi prende l'avvio è quello della ricerca e della realizzazione della felicità. È un punto importante perché naturalmente un'etica eudaimonistica, cioè orientata alla ricerca della felicità, non è una novità. Aristotele stesso riconosce che i predecessori, nel momento in cui si sono posti problemi relativi all'etica individuale, hanno riconosciuto che la felicità è un valore importante per la vita umana in particolare. Ma Aristotele è il primo a indicare questo obiettivo, a indicare questo preciso indirizzo del comportamento. Non si tratta di realizzare il bene, si tratta di realizzare la felicità. Ogni individuo tende naturalmente alla realizzazione e al perseguimento della felicità. Come? Beh, tendendo alla realizzazione, al perseguimento di certi fini che sono, per chi li persegue, altrettanti beni. Alcuni di essi, spiega Aristotele nel primo libro dell'Etica Nicomachea, sono dei fini che vengono perseguiti in vista di altri fini. Sono quindi fini relativi, strumentali. In altre parole potremmo dire dei mezzi piuttosto che dei fini. Ma tutti i fini vanno posti poi in relazione a un bene o fine ultimo e supremo, che consisterà appunto necessariamente nella eudaimonia, cioè nella felicità, la piena realizzazione. Ora, Aristotele osserva che questo sia il fine ultimo della condotta umana e della vita umana, tutti concordano, tutti i predecessori, le opinioni comuni, tutti. Quale sia però la natura di questo fine ultimo, cioè della felicità, invece è questione che suscita ampio dissenso. È qui che Aristotele introduce, come gli è consueto, l'esame dei cosiddetti endoxa, cioè delle opinioni diffuse, normalmente a partire dai predecessori. Aristotele ritiene, ma questo quale che sia l'oggetto di indagine che egli introduce, che un corretto punto di partenza è quello di esaminare le opinioni dei più, e se non si tratta delle opinioni dei più intorno a quel tema, dei più autorevoli fra i più, cioè normalmente i suoi predecessori filosofi. E questo perché? Perché o costoro avranno detto delle cose che si possono approvare, e allora l'indagine avrà un punto di partenza più solido, più facile, oppure, anche se hanno commesso degli errori, l'esame dei loro errori sarà un'utile preparazione ad affrontare l'indagine in un modo più corretto, più solido. Quali sono allora le opinioni dei predecessori o anche le opinioni diffuse intorno alla natura della felicità come fine ultimo della vita umana? L'opinione più diffusa è che la felicità sia il piacere. Bene, su questo punto Aristotele dice che si tratta dell'opinione dei più, ma Aristotele a sua volta giudica questa forma di soddisfazione immediata degna delle bestie e degli schiavi. Non dispiace al nostro modo di pensare politically correct questa associazione delle bestie e degli schiavi, ma il sistema
ateniese nel IV secolo avanti Cristo funziona così, e non invece degli uomini liberi. Altri, è un'altra opinione che Aristotele cita, ripongono la felicità nell'onore, e si tratta di un'opinione già più evoluta, più raffinata, più alta, che è diffusa soprattutto fra gli uomini politici. Ma a ben vedere Aristotele osserva che lo stesso onore non può essere considerato come fine ultimo, perché non è perseguito da chi lo persegue per sé, ma per il riconoscimento che da esso consegue a chi lo ottiene, cioè come segno di virtù, sicché se ne dovrebbe dedurre che l'onore è subordinato alla virtù e al riconoscimento che ne consegue, e dunque non è un fine ultimo. A maggior ragione da respingere, la terza opinione che Aristotele esamina, è l'idea che la felicità o il fine della vita possa consistere nell'accumulo delle ricchezze. Questa per Aristotele è non solo una opinione che ripone la felicità in qualcosa che ha a che fare con le bestie, come il piacere, o che ha a che fare con una quantità ristretta di uomini, come l'onore nel caso degli uomini politici. Questa è proprio un'opinione contro natura. L'accumulo di ricchezze di per sé, secondo Aristotele, è contro natura. Anzi, egli osserva qualcosa in più, e cioè che persino chi accumula le ricchezze non lo fa per accumularle, ma lo fa in quanto si tratta di ampliare il proprio potere, le proprie opzioni, le proprie possibilità, il proprio potere d'acquisto, diremmo noi. Ma se questo è vero, le ricchezze non possono essere un fine, ma a loro volta sarebbero un mezzo per acquisire altre cose. In questo contesto si inserisce, ed è l'elemento filosofico più rilevante, la celebre critica che Aristotele rivolge alla concezione platonica del bene sommo, che viene da Platone tratteggiata nella Repubblica, in particolare nei libri centrali della Repubblica, cioè quella concezione secondo cui il bene sommo, dice Platone, è un principio universale e trascendente. Platone parla dell'idea del bene o della forma intellegibile del bene, cioè di una realtà unica che rappresenta la fonte e il fine ultimo della bontà, cioè di ciò che stabilisce l'orientamento generale di ogni individuo, dell'intera realtà. Aristotele, a una prospettiva di questo genere, rivolge un'obiezione molto particolare, e cioè, in primo luogo, dice Aristotele, si tratta, nel caso del bene di Platone, di una nozione astratta, di una nozione trascendente, che finisce per essere non solo irraggiungibile, ma persino, in ultima analisi, indesiderabile. Questo è importante perché un fine che sia irraggiungibile può forse continuare a essere un fine, ma un fine che sia indesiderabile non è evidentemente più un fine. Quindi Aristotele contesta alla radice la posizione di Platone. Inoltre, argomenta Aristotele, questa concezione suppone una nozione o un significato univoco del bene, ciò che Aristotele contesta in favore di una nozione plurivoca del bene. In altre parole, se il bene è uno, come l'idea platonica del bene, vuol dire che bene è una sola cosa, ha un unico significato per tutti. Aristotele nega questo punto. Per ciascun ente, per ciascun vivente, per ciascuna specie, il bene si declina in modo diverso, ha un significato diverso. Ogni vivente, ogni specie, ogni individuo ha un suo bene proprio, che è ciò che effettivamente persegue, perché gli è specifico. Allora, il bene sommo, fine ultimo per l'uomo, deve consistere nella realizzazione dell'opera che è propria dell'uomo, dell'ergon dell'uomo, cioè quello che rappresenta la sua attività naturale specifica. Ma qual è l'ergon, cioè l'attività specifica dell'uomo? Beh, anche su questo punto le opinioni divergono. Aristotele però afferma che non si può trattare del semplice fatto di vivere, perché vivono anche le piante, oltre naturalmente a tutti quanti gli animali, ma neanche del percepire o del sentire, perché anch'esso è comune agli altri animali e non è solo proprio degli uomini. Si dovrà trattare allora dell'unica attività che è propria esclusivamente dell'anima umana, cioè naturalmente del pensiero e dell'attività razionale. Questa è la virtù o eccellenza, la arete propria dell'uomo, ciò che ne realizza la felicità. Una piccola precisazione terminologica su questo, sul termine arete. La traduzione di virtù, dal latino virtus naturalmente,
non è scorretta, non è sbagliata, ma ciò che i greci intendono parlando di arete è piuttosto l'eccellenza, cioè la piena realizzazione in un certo ambito, non una connotazione di carattere etico o morale di qualche genere, è la piena realizzazione, il pieno dispiegamento di uno stato o di una condizione o di una disposizione. Va precisato che questa concezione della felicità non ha per Aristotele tratti a qualunque titolo ascetici o minimamente astratti, cioè riporre la felicità nell'attività del pensiero per quanto riguarda gli uomini non significa farne degli asceti, non significa farne degli individui strappati dalla realtà concreta. Al contrario, Aristotele afferma che per potersi realizzare pienamente l'attività razionale deve essere sufficientemente accompagnata da beni materiali, perché se i beni materiali non ci sono, nessuna attività di carattere intellettuale o razionale è effettivamente perseguibile e realizzabile. E c'è un altro punto importante, perché questa attività, cioè il pensiero e quindi la felicità che essa realizza, non è esente da piacere. Allora, è vero che Aristotele aveva detto nel primo libro che la felicità non consiste nel piacere, ma la felicità che consiste invece per l'uomo nell'esercizio dell'attività razionale e intellettuale non è neanche esente da piacere, ma il piacere è un'implicazione, un coronamento, Aristotele dice un perfezionamento di questa attività. Ciò suppone, pur se a determinate condizioni, un possibile e parziale riavvicinamento di Aristotele alle concezioni edonistiche e invece un netto distacco dalle posizioni anti-edonistiche che erano certamente presenti, a quanto sappiamo, nella scuola di Platone, anche se forse non sostenute proprio da Platone stesso. Dunque, se la felicità dell'uomo consiste nell'attività della sua anima, secondo virtù o secondo eccellenza, appunto arete, ciò consente di transitare verso un secondo tema cruciale dell'etica nicomachea, cioè quello della natura e della classificazione delle virtù, cioè quali sono le virtù propriamente e specificamente umane. Ancora una volta Aristotele procede nell'analisi come poco fa, e cioè non si può trattare di virtù proprie dell'anima vegetativa o nutritiva, perché queste sono di tutti i viventi, piuttosto si può trattare delle virtù proprie dell'anima sensitiva, perché questa, pur essendo propria anche degli altri animali, oltre che degli uomini, negli uomini si pone in una certa misura in rapporto con la facoltà razionale, cioè la facoltà sensitiva negli uomini comunica con la facoltà razionale. Se dunque ha delle virtù, esse devono essere prese in considerazione. Ma le virtù da prendere soprattutto in considerazione sono ovviamente quelle proprie dell'anima razionale, che è la sola specificamente umana. Aristotele parla, nel caso della funzione sensitiva dell'anima, di virtù etiche, mentre a livello dell'anima razionale parla di virtù dianoetiche. I libri dal secondo al quinto si occupano prevalentemente delle virtù etiche. Per quanto riguarda appunto queste virtù etiche, bisogna stabilirne i caratteri e la natura. Nel libro secondo Aristotele fa derivare la virtù etica, o le virtù etiche al plurale, dall'abitudine, dall'habitus, dall'esercizio del controllo degli impulsi immediati. In altre parole, per riprendere alcuni esempi che Aristotele fa, compiendo degli atti giusti si diviene giusti, cioè si acquisisce un habitus peculiare, quello della giustizia. O allo stesso modo, agendo moderatamente si acquisisce un habitus, un modus, che è quello della moderazione. Questo è un punto importante che per certi aspetti capovolge la concezione platonica della virtù. E non solo platonica, la virtù non è una disposizione naturale dalla quale conseguono comportamenti, la virtù è un habitus che si acquisisce in seguito a comportamenti. Non voglio fare di Aristotele un comportamentista ante litteram, però è certamente una osservazione da sottolineare. Questi comportamenti, ciascuno con il relativo habitus in cui consistono le virtù etiche, però si trovano in qualche modo unificati da una comune definizione del loro statuto. Quale? La virtù etica, secondo Aristotele, consiste nella giusta proporzione, nella via mediana fra due estremi. È la celebre definizione della virtù come giusto mezzo. Per ogni habitus comportamentale o etico, la virtù si situa nella posizione intermedia fra eccesso e difetto.
in un esercizio di controllo e di moderazione dell'impulso sensibile corrispondente, purché naturalmente si intenda, questo va precisato contro possibili equivoci che già sono stati sono emersi nell'antichità, purché si intenda questa posizione intermedia che Aristotele indica non come una sintesi immediata fra eccesso e difetto, quasi una proporzione aritmetica fra l'uno e l'altro, ma come una posizione che supera eccesso e difetto e ne neutralizza gli aspetti negativi e irrazionali. Cioè, non mi devo situare in una media matematica a metà strada fra l'eccesso e il difetto, devo andare oltre la contrapposizione di eccesso e difetto in una sintesi che ne superi gli aspetti, gli elementi irrazionali. C'è un esame fitto, dettagliato delle virtù etiche dal secondo al quinto libro, come dicevo, e fra queste mi limiterò a ricordare il caso della giustizia, che è importante perché Aristotele la considera come la virtù etica principale e le dedica l'intero libro quinto dell'opera, definendola come in qualche modo capace di ricapitolare tutte le virtù etiche. La giustizia è sintesi di tutte le virtù etiche, perché consiste in senso proprio nella giusta e proporzionata ripartizione dei beni e dei mali, laddove l'ingiustizia si colloca in relazione a entrambi gli estremi quando prevale invece una ripartizione squilibrata dei beni e dei mali. Il punto, lo ripeto, è importante perché questa concezione, per un verso sintetica della giustizia, la giustizia presiede e sintetizza rispetto a tutte le altre virtù etiche, già si trovava nella Repubblica di Platone, in cui appunto la giustizia era una virtù in qualche modo da considerare come sovraordinata a tutte le altre perché posta come garanzia dell'equilibrio dell'insieme, ma per altro verso perché non si tratta di una forma di giustizia o di una concezione di giustizia qualunque, è sempre la stessa, la giustizia distributiva. Giustizia significa giusta ripartizione, giusta distribuzione, equilibrata distribuzione dei beni e dei mali, in questo caso come Aristotele sottolinea. Alle virtù dianoetiche, che sono invece proprie della sola anima umana e della sua facoltà razionale, è dedicato il libro seguente, il sesto libro dell'Etica Nicomachea. Anche qui Aristotele distingue in primo luogo fra due diverse funzioni dell'anima razionale, una che ha competenze pratiche, cioè che presiede alla conoscenza delle cose contingenti e mutevoli, cioè i comportamenti umani, e un'altra funzione che ha competenze teoretiche, che invece si rivolge alla conoscenza delle cose necessarie, immutabili, cioè i principi delle scienze e le scienze stesse. A entrambe queste funzioni, secondo la logica che ormai abbiamo visto operare nell'esame etico di Aristotele, devono corrispondere due distinte virtù o eccellenze, una virtù o eccellenza specifica per quanto riguarda la funzione pratica dell'anima razionale e della phronesis, la saggezza, e una virtù specifica invece della funzione propriamente teoretica dell'anima razionale, che è la sofia, la sapienza. La phronesis che cos'è? È la disposizione virtuosa che permette di dirigere la condotta umana. Facendo cosa? Discriminando fra bene e male e adottando i comportamenti che consentono di realizzare i fini ultimi, cioè il bene per l'uomo. Allora, ciò che la phronesis indica sono propriamente dei fini e dei criteri dell'agire umano, ma questi fini si perseguono concretamente attraverso l'esercizio delle virtù etiche. Cioè abbiamo a che fare con una struttura composita che presiede i comportamenti umani. La phronesis, per così dire, vede dove bisogna indirizzarsi, ma sono le virtù etiche di cui abbiamo parlato poco fa a fare in modo che i comportamenti si realizzino effettivamente secondo, in accordo, in conformità ai criteri e ai fini che la phronesis ha individuato. Le virtù etiche senza la phronesis sarebbero cieche, puri comportamenti senza orientamento, senza indirizzo, ma la phronesis senza le virtù etiche sarebbe priva del braccio operativo e quindi potrebbe soltanto indirizzare, ma senza che nessuna azione concreta segua. Al culmine della gerarchia delle virtù, come dicevo, si pone la sofia, che deve il suo statuto supremo proprio al fatto che il suo oggetto non è l'uomo, i suoi comportamenti, i suoi fini, ma le cose più divine, cioè, come dicevo, i principi delle scienze, i principi di tutte le cose. Senza entrare nell'esame
che è molto complesso e articolato, che Aristotele dedica alla Sofia, alle sue forme, però si può comprendere come Aristotele giunga in questo modo a stabilire, parallelamente alla gerarchia delle virtù che abbiamo delineato, virtù etiche e poi fra le virtù dianoetiche, Phronesis e infine Sofia, un'analoga gerarchia dei gradi di felicità che sono realizzabili per l'uomo, che era appunto l'obiettivo stabilito fin dal primo libro dell'Etica Nicomachea. E questo è il terzo punto che vorrei conclusivamente mettere in luce, il terzo e ultimo fondamentale asse teorico dell'opera fra quelli che ho evocato, e che costituisce l'oggetto in particolare dei capitoli 7, 8 e 9 del decimo e ultimo libro dell'opera, cioè l'indicazione della vita contemplativa, questa celebre immagine che Aristotele propone come vita sommamente felice, in quanto dedita all'esercizio della conoscenza dei principi delle scienze e delle scienze stesse, cioè quella cui presiede appunto la virtù della Sofia. Solo in via secondaria si potrà considerare felice la vita pratica, regolata dalla phronesis e dalle virtù etiche. Questo perché, Aristotele lo ripete ancora una volta, la contemplazione è ciò che più avvicina l'uomo alla condizione divina, perché la condizione divina è appunto quella della contemplazione permanente, eterna, a cui l'uomo, o almeno alcuni fra gli uomini, verosimilmente i filosofi, possono accedere soltanto attratti. E questa prospettiva molto celebre della felicità umana, cui però Aristotele assegna, e questo voglio ripeterlo e sottolinearlo, un indiscutibile quoziente di piacere, che non è mai assente come perfezionamento della condizione di felicità, bene, questa celebre prospettiva della felicità umana è destinata, credo sia abbastanza noto e abbastanza chiaro, ad assumere un ruolo fondamentale nella storia della filosofia posteriore, classica, ma non solo classica.